Da piccolo venivo spesso qui a Seus perché mio padre ha sempre arrampicato alla falesia e ho molti ricordi di me che giocavo tra il campeggio oppure allo gîte del Grage du Loup, il vecchio gîte che c'era qui sotto la falesia. Ho un bel ricordo delle piramidi di sassi che all'epoca mi sembravano altissime perché in effetti erano quasi più alte di me. E queste piramidi si trovano appunto sotto la via Biografie e mio padre mi spiegò che quella via era abbastanza importante e in effetti anch'io capivo che era qualcosa di diverso dalle altre vie che c'erano perché non vedevo moltissimi arrampicatori provarla come invece vedevo sulle altre vie della falesia. Poi 10 anni fa ho iniziato ad arrampicare. E da quel momento ho sognato di poter ritornare a Seus, non per giocare, ma per venire a provare le belle vie della falesia. Infatti così sono tornato la prima volta. Ricordo di aver salito Berlin, la famosa via di 7C che dà il nome all'intero settore. E mi ricordo che, non essendo molto abituato alla chiodatura così lunga, i primi giri andare da spit a spit era già una conquista. Poi nell'estate del 2016 sono ritornato e sono riuscito a salire le Cadres Nouvelles, una via di 9A sempre al settore Biografie. In quel momento ho capito che forse avrei potuto osare di più e effettivamente provare Biografie. E così è stato, infatti lo stesso giorno che sono riuscito a salire le Cadres, in compagnia di Stefano Ghisolfi, ho deciso di fare il primo giro di ispezione su Biografie. Su vie del genere è importantissimo, secondo me, appunto poter condividere le metode, le varie sensazioni. Tra questi forti arrampicatori ricordo Drew Ruana e Margo Hayes. Ero qui quando Margo ha fatto la prima salita femminile della via ed è stato un momento magico, un momento che mi ha dato una motivazione in più per riuscire appunto a salire la via.
momento in cui sono arrivato al famoso buco della sezione appunto finale della via, ero diciamo agitatissimo, ho cercato però di stare il più calmo possibile e godere al massimo gli ultimi metri. Ed è in questi ultimi metri che ho ripensato e rivisto tutti i momenti, sia positivi che negativi, nei vari fallimenti oppure anche i vari progressi sulla via, ai numerosi viaggi qui a Seus, ed è così che si è concluso un importante capitolo della mia vita.